Oggi inaugura il nuovo tratto della A1 a tre corsie. Punti chiave, sostenibilità e tecnologia. Sì, punti chiave, tecnologia, sostenibilità, investimenti importanti, un punto di eccellenza dell'ingegneria del paese, un momento importante per la possibilità di sviluppare il paese stesso. La connessione tra nord e sud è cruciale, tra due nodi importantissimi del sistema viario del paese, Bologna e Firenze, sono fondamentali per poter rilanciare l'economia del paese e l'infrastruttura è un abilitatore per il rilancio dell'economia. In particolare, relativamente alla sostenibilità, quali sono gli accorgimenti più interessanti? Tenga conto che su questo progetto, ricordo che qui c'è la galleria più grande, come le dicevo, d'Europa, a tre corsie, abbiamo scavato circa 4 milioni di metri cubi, per 3 milioni di metri cubi sono stati messi nell'area di Bello Sguardo dove verrà realizzata un'area di servizio di circa 38 ettari. Tutti i materiali sono stati verificati, controllati diciamo così, tonnellata per verificare la sostenibilità ambientale. Bisogna riconoscere che è stato un lavoro che ha visto diverse competenze dall'Istituto Superiore di Sanità, il CNR, il controllo continuo dell'ARPAT, ha fatto sì che questo fosse un progetto di grandissima elevatura ambientale. Da un punto di vista tecnologico invece? Qui abbiamo utilizzato la più grande fresa mai utilizzata in Europa, una fresa di circa 16 metri di diametro, una macchina lunga 70 metri, abbiamo avuto in picchi di avanzamento giornaliero di circa 20 metri al giorno. Per dare un ordine di grandezza vuol dire scavare circa 4.000 metri cubi di terra in banco al giorno, quindi una sfida tecnologica di assoluto rilievo.